Grazie Presidente. A me sembra che il senso della richiesta del collega Scotto sia una richiesta politica. Dice abbiamo bisogno di un tempo per valutare gli emendamenti che sono stati presentati. Lo diceva anche la collega prima. Io rilancio, chiedendo la cortesia ai gruppi, per cercare di organizzare i nostri lavori, essendoci stato un dibattito vero nell'ambito della Commissione di merito e anche in Commissione bilancio, se noi riusciamo a comprimere questo confronto all'interno dei gruppi in un quarto d'ora, noi riusciamo, 20 minuti, noi riusciamo a fare le due cose insieme, dare una sospensione e riuscire ad andare avanti con i lavori e approvare oggi in giornata una legge che è importante. Poi, collega Scotto, se invece di un quarto d'ora è mezz'ora, ma se non riusciamo a vedere 9 emendamenti in mezz'ora, ecco, che sono condizioni della bilancio, mi sembra che ci sia, in mezz'ora c'è anche il tempo del caffè. Ecco. La ringrazio, Presidente Rosato. Allora, do la parola al Presidente Epifani. In questo caso vediamo se riusciamo, forse come punto di caduta, si potrebbe fare una sospensione di mezz'ora. Io credo che di fronte alla richiesta fatta di avere un tempo di valutare gli ultimi aspetti sia del tutto comprensibile. Aggiungo, sentita anche la relatrice, che i cambiamenti apportati dalla bilancia in realtà non stravolgano il testo, quindi da questo punto di vista la sospensione può essere più breve, perché credo che i gruppi, valutando il risultato, converranno con questa valutazione e questo giudizio. Va bene, allora quindi si potrebbe trovare un punto di caduta nelle 15:30. Mi chiede la parola, non ero vero, chiudo. Prego, non ero vero, chiudo. Sì, è una situazione paradossale, Presidente, perché i gruppi valutano gli emendamenti e quindi di conseguenza anche le loro posizioni politiche nel comitato dei 9, laddove sono rappresentati. L'aula si è aperta col presidente del comitato dei 9, che ci ha detto che il comitato dei 9 aveva esaurito la discussione, quindi evidentemente i gruppi in quella sede avevano svolto questa riflessione che oggi, ora, si chiede invece debbano svolgere in maniera ulteriore. Noi riteniamo una pagliacciata questa proposta. Sarebbe invece più utile tradurre le obiezioni che anche da parte di altri gruppi di opposizione sono venute, mi riferisco anche ai colleghi del Movimento